Mi trovo in mezzo a un CLST, ma oggi voglio parlarvi del potassio. Come noto, la vite è una pianta potassofila alla stregua di barbabietola da zucchero e canna da zucchero. Non a caso, i concimi ternari dedicati alla vite presentano un titolo in potassio più alto di quello in fosforo e azoto. Il potassio non entra nella formazione di particolari molecole organiche, ma è indispensabile per lo svolgimento di alcuni processi biochimici. È coinvolto infatti nel metabolismo dei carboidrati, nei processi osmotici e nella chiusura degli stomi. Inoltre aumenta la rusticità della pianta, migliorando la resistenza nei confronti di basse temperature e di malattie. Solo una piccola quota di quello presente nel terreno è disponibile per la pianta, ovvero la frazione scambiabile e la frazione solubile. Viene assorbito come ione K+, con un pH ottimale compreso tra 6 e 8, a differenza di tutti gli altri elementi nutritivi che prediligono invece un pH subacido. Ricordiamo che il suo assorbimento è in antagonismo con quello di altri cationi, quali il magnesio e il calcio. Inoltre dobbiamo considerare come uno squilibrio di rapporto tra potassio, magnesio e calcio possa generare quella fisiopatia nota come disseccamento dell'arachide. Nel terreno si muove con estrema lentezza, per cui quello distribuito sotto forma granulare sulla superficie del terreno giunge in realtà a livello delle radici solo dopo qualche anno, a meno che non sia interrato. Completamente diverso è il discorso se noi lo distribuiamo tramite una fertirrigazione con ala gocciolante interrata che consente di portarlo direttamente a livello delle radici. Nella prima parte della stagione la carenza si manifesta con decolorazioni del bordo fogliare che degenerano poi in aree necrotiche circoscritte. Dalla fase di invaiatura maturazione la carenza si manifesta con un imbrunimento generale della lamina fogliare. La carenza si manifesta in modo particolare nei terreni con un'elevata frazione argillosa, dove è fortemente trattenuto, o anche in quelli con un'elevata frazione sabbiosa, dove invece viene dilavato. La carenza può inoltre verificarsi in annate particolarmente siccitose, in quanto non si ha soluzione circolante nel terreno. Gli apporti sono generalmente compresi tra 60 e 90 unità fertilizzanti di K2O per ettaro, variabili a seconda del terreno e del livello produttivo. Ovviamente, qualora l'apporto avvenga tramite la fertirrigazione, può essere ridotto di un terzo. L'apporto inizia al germogliamento per raggiungere un picco in corrispondenza della fase fenologica di fioritura a legagione. Rimane costante ed elevato fino alla prechiusura grappolo e si arresta all'invaiatura. Abbiamo poi un ulteriore apporto in fase di maturazione legno. Vi saluto ricordandovi che la somministrazione di fertilizzanti deve avvenire sempre in maniera estremamente oculata e razionale, in quanto ha delle ricadute dirette sulla sostenibilità ambientale dell'attività viticola.